Diciamo che abbiamo cercato fin dai primi minuti di fare la partita, di giocare nella loro metà campo. Diciamo che abbiamo rischiato poco e avuto qualche buona opportunità. Dispiace averla pareggiata così dopo averla sbloccata, però è chiaro che dobbiamo stare un po' più attenti. L'episodio chiaramente non mi convince, ma io penso soltanto a quello che è il nostro lavoro, giudicare quello degli altri, degli arbitri, ci sono le immagini, però ripeto, sicuramente dovevamo magari cercare di chiudere la partita. Ecco, questo era importante, non ci siamo riusciti e abbiamo concesso questa opportunità che sinceramente dall'inizio della partita fino a quel momento non è che il nostro portiere fosse stato impegnatissimo, ecco, quindi credo che tutto sommato la squadra ha cercato di vincerla, però diciamo dobbiamo aumentare i ritmi perché, ripeto, è un peccato aver lasciato 2 punti. Secondo me abbiamo lasciato già in queste 3 partite qualche punto per strada e in questa maniera perdiamo terreno ed è un peccato perché stiamo dando tutto quello che abbiamo, però non basta, dobbiamo accelerare perché sennò continuando così perdiamo punti in questa maniera, c'è tanto rammarico. Abbiamo fatto venire a pescare, a fare sempre la partita, il possesso palla era sempre dalla nostra parte, dobbiamo sicuramente essere più incisivi perché per quello che abbiamo. Per come abbiamo giocato, sicuramente negli ultimi metri dobbiamo determinare qualcosa in più. Oggi abbiamo fatto un gol, ci siamo sbloccati, le prime partite non ci eravamo riusciti, però non è bastato e quindi noi dobbiamo cercare di far aumentare gli episodi a nostro favore ed è un peccato che questo rigore per me è inesistente. Però la prestazione è stata superiore a quella anche della settimana scorsa, secondo me, perché si è giocato fuori casa con grande personalità, abbiamo cambiato parecchi uomini per dare modo di rifiatare a qualcuno che aveva fatto 2 partite e qualche acciaccato e di conseguenza la squadra non è risentito, ecco, di tutti questi cambi, anzi abbiamo fatto sempre la partita.